Complimenti Gido, hai vinto questa corsa con un buon distacco. Com'è andata la corsa? Molto bene, oggi era più che altro un test. Infatti prima della gara avevo corso comunque 40 minuti abbastanza a buon ritmo prima della gara. Dopo ho fatto una gara partendo abbastanza tranquillo, cercando di finire forte nel finale. Era un test che volevo fare perché adesso è un periodo che comunque di ripresa per me, dopo un anno passato abbastanza difficile con diversi problemi, e niente, mi sono trovato bene, ho avuto delle buone sensazioni e vuol dire che il lavoro comunque sta dando i suoi frutti e speriamo di far bene questa stagione qua e di dimenticare la stagione passata che comunque mi ha aiutato, mi ha servito, mi ha fatto comunque crescere parecchio sotto altri aspetti, diciamo. E niente, è andata bene e sono contento. Ok, comunque per fare invidia a chi ti ascolta, quanto hai corso di media oggi? Allora, sinceramente la media totale non la so, mi hanno detto che la gara è più di 10 km, mi sembra che sia 10,6, io ci ho messo 34 minuti e 57, quindi credo di aver corso comunque su una media meno di 3,20 al chilometro, che su un percorso del genere con moltissime salite è molto buono. Calcolando comunque ho fatto una settimana di carico abbastanza importante, niente, le sensazioni erano buone. Prima, comunque, come ho detto prima, ho corso 40 minuti a buon ritmo prima della gara e quindi penso di aver corso molto bene. Calcolando che comunque c'era Momi, che è arrivato secondo, è arrivato con distacco dietro, comunque un atleta di un certo livello, quindi niente, penso di essere andato molto bene, sono contento. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento, allora, farò sabato con i miei compagni del progetto Junior la staffetta ai campionati italiani a Gubbio, dove mi auguro e spero di far bene con loro e niente, sarebbe anche la gara individuale che è la domenica, ma quest'anno abbiamo deciso il coordinatore Fabrizio Marello, a cui comunque ringrazio molto perché mi è stato sempre molto vicino in questo periodo. In questo momento sta attraversando anche un periodo abbastanza difficile e mi auguro che si riprenda presto, guarisca presto e ritorni presto al campo. E niente, abbiamo deciso comunque di saltare questi campionati italiani di cross individuali per puntare bene sulle gare in pista e cercare di ritornare ad alto livello competitivi già ai campionati nazionali e gare in pista. Bene, grazie e complimenti, alla prossima. Grazie a te. Ciao.